ragazzi, guarda, ragazzi, Nico, cioè pensavo l'Atalanta è in che ci corsa si per le giocava di coppe questa. europee, cioè non si può ridurre l'importanza della Vediamo la partita per classifica. Gasperini Aspetta, e per l'Atalanta eccola qua. a quello che è successo con l'Inter, al 7-1 Ragazzi. di Pioli, al 5-0. L'Atalanta deve qualificarsi alle coppe europee e se darà il massimo è solo per questo, non ci sono No, altri. l'Atalanta. Allora, Adesso non si può neanche fare un complimento a me, dice, No, scusa, ma se Carlo si fosse fatto le trecce probabilmente gliele avrebbe fatte anche lui, c'è sempre lo stesso taglio. è vero, Ma Fede è un prevenuto del cazzo. se vinci domenica potresti presentarti con le trecce. Allora, No. c'è confusione a San Siro, perché innanzitutto le richieste sono state oltre 200.000 per andare a vedere la partita. Anche a me, che di solito mi hanno chiamato tipo una ventina di amici, per favore, che devo fare? Lo pago il doppio, trovami un biglietto. Non lo so, c'è questa sensazione diffusa che il Milan domenica possa alzare lo scudetto. Come c'era la sensazione che Verona fosse l'ostacolo più grande. Secondo me, quando una cazzata te la racconti tante volte, poi ti sembra vera, però col Verona dovevi giocare contro una squadra decima. E domenica, oltre al fatto che l'Atalanta è forte e vuole andare in Europa, c'è anche il discorso che potresti comunque fare il tuo e non averlo vinto. Quindi la Esatto. vedo proprio una cosa. Sai che uno se la sente? Sai quando dice no, me lo sento, l'andiamo ad alzare Ragazzi, non è domenica? che sta gufando Manfredi. Se ci sono 200.000 persone che vogliono comprare il biglietto perché credono nello scudetto, ma la colpa è di No, ma Manfred. me l'hanno detto molte persone. Ha E detto tra vengo, l'altro, così non. poi mi fermo. Ma Poi. scusami, una Certo. domanda, ma perché poi dopo la partita si vede l'Inter sui maxischermi? No, però uno che fa, No. per esempio, ti faccio l'esempio dei miei amici di Bari, uno che fa, Ah, ho capito, da si viene a bar, ho fare capito. weekend a Milano, si vede la Ok. partita, E poi rimane in aspetta giro. chiaramente la sera e lui dice se tutto va come deve andare, festeggiamo Ok. quella sera. Ho capito. Invece però c'è di mezzo l'Atalanta, che io raga non sottovaluterei assolutamente, perché sentivo, ma Carlo, Mary Claire, ditelo voi, che la partita la sta preparando alla stragrande. Come tutte, chiaramente è una partita importante, mancano 2 giornate alla fine, l'Atalanta è in corsa per le coppe europee, insomma. Mi sembra che si stia facendo passare un po' come se l'Atalanta stesse preparando questa partita in particolare. Io credo che la stia preparando allo stesso modo in cui ha preparato quella di sabato scorso con lo Spezia, non vedo quale sia Carlo, però bisogna dire che l'Atalanta sente in particolar modo le partite contro le milanesi, va detto, perché anche con l'Inter è stata una grande partita, l'ha sentita, c'era grande clima, euforia nella Vieni partita, a ma anche con Milan. Soprattutto perché per i precedenti che ci sono stati a partire da quel 5-0 del 22 dicembre 2019, che è stato il punto più basso toccato da Henry. Sai che Devo Mary Claire si. che comunque l'Atalanta, quando vede il Milan, ma non che le prepara diversamente le gare, ma attorno alla partita c'è un clima di grande agitazione, ovviamente in senso positivo, perché comunque sono due squadre che negli ultimi tempi stanno facendo entrambe molto bene e da quel punto, da quel 22 dicembre 2019, le cose per il Milan sono molto cambiate, quindi sia da parte del Milan, secondo me, sia da parte dell'Atalanta, perché effettivamente ragazzi, negli ultimi 2 anni Milan-Atalanta sono state due squadre che hanno comunque gareggiato per obiettivi simili, se non almeno all'inizio l'Atalanta gareggiava ovviamente per obiettivi anche più importanti, quindi la rivalità è aumentata anche perché sul piano proprio degli obiettivi si sono avvicinati rispetto a qualche anno fa, quindi mi sembra più che normale che sia diventata una partita di cartello. Poi mi dici 200.000 richieste, Manfred, però voglio dire, nella Milano rossonera da quanti anni è che aspettavano una partita così importante, vicino ad un traguardo così importante? 2011, Con 11, l'Atalanta, 11. la squadra che ha sempre, comunque, fa sempre fatto fatica al Milan. Quindi secondo me è più che un dire andiamo a vincercela, è andiamo a vedere uno spettacolo, una partita che comunque terrà tutti col fiato sospeso. Secondo me è più questo, più che dire andiamo a vincercela, perché non è così secondo me, lo sanno anche i giocatori del Milan e lo sa soprattutto Pioli, perché l'ha visto proprio su se stesso cosa vuol dire giocare con l'Atalanta. Ma Non so infatti se è vera che ci questa sia cosa della faccia gazzetta. parlare Carlo un attimo, che 2 ore che dice No, nel senso è chiaro che ci sia tensione, mi sembra solo un po' assurdo far passare che l'Atalanta stia preparando questa partita diversamente perché il Milan può vincere lo scudetto. Ma c'è una persona che non la vede così, caro Alberto, e che è venuto a difendere il Milan con te. Tanta paura ce l'ho, perché soprattutto quello che è accaduto in Coppa Italia, tra l'altro.
Sì. Hai paura, hai paura, è giusto, fagli avere paura. Alberto, scusami, ti ho interrotto. No, allora c'è tanta attesa, io sono in tanti gruppi Facebook di biglietti e sto leggendo in questi giorni più folli, richieste altissime. Bravo, viva Facebook. Persone che si fanno uno stipendio solo rivendendo il biglietto. Quanto? Ma di quanto stiamo parlando? Beh, i biglietti il Milan li ha messi in vendita l'1 aprile a una media di 10-11 euro a biglietto, sono esauriti nel giro di una giornata, il Milan ha chiuso. E adesso si parla di 400-500 euro per i primi anelli e a scendere fino a 150 per i terzi. Cazzo, è la finale di Champions. Ma ragazzi, secondo me, allora, Marie Claire, sai che ricostruendo la storia, secondo me questa rivalità tra Gasperini e le milanesi, più che l'Atalanta, nasce più con prima. L'Inter, più con l'Inter. No, però, ascolta, c'è un 7-1, che è vero che è con l'Inter, ma l'allenatore era Pioli. Quindi secondo me Gasperini ci tiene particolarmente sia... No, ma per come è stato trattato dall'Inter. Ragazzi, cioè l'Atalanta è in corsa per le coppe europee, cioè non si può ridurre l'importanza della partita. Vediamo la classifica. Per Gasperini, aspetta. Per l'Atalanta, a quello che è successo con l'Inter, al 7-1 di Pioli, al 5-0. L'Atalanta deve qualificarsi alle coppe europee e se darà al massimo è solo per questo, non ci sono altri. No, l'Atalanta, Carlo, stiamo guardando la classifica, scende in campo per vincere, non gli serve neanche un punto a questo punto. Tra le due serve più al Milan sicuramente. Diciamo che comunque la situazione è caotica, l'Atalanta ha la sfortuna, comunque la situazione, che deve fare più punti possibili perché poi è sotto negli scontri diretti un po' con tutte, quindi è chiaro che deve, con due vittorie sarebbe quasi certamente, perché dubito che tutte le altre squadre facciano 6 punti, però teoricamente nemmeno con 6 punti sta in Europa l'Atalanta. Sì, ma addirittura non vincendo potrebbe essere fuori dai giochi, perdendo potrebbe essere fuori dai giochi. Sì. Cioè, l'Atalanta fuori dai giochi. Scusami, però se l'Atalanta va fuori nei giochi in Europa, Carlo, Mary, stiamo parlando di una tragedia? Un fallimento. Di un ciclo finito? Beh, sarebbe sicuramente un risultato deludente rispetto a quelle che erano le premesse di inizio stagione. Secondo me la rosa dell'Atalanta allenata da Gasperini non vale l'ottavo posto, vale almeno qualcosina in più. Tragedia no. Però sicuramente è una stagione al di sotto delle aspettative e non penso che sia una critica così grande, ma sia una critica obiettiva, perché la rosa, anche i soldi spesi solamente per Musso, i soldi spesi per Boga, dicono che l'Atalanta gareggiava ovviamente di ottenere anche risultati più importanti, quindi non riuscire ad arrivare nemmeno in Conference League non è una tragedia, ma sicuramente è una stagione al di sotto delle aspettative, non rispetto a quanto è iniziato 6 anni fa, ma rispetto a quanto è iniziato quest'anno. Penso che lo penseranno anche tutti i tifosi nerazzurri in maniera obiettiva. Poi non se ne fa una tragedia, perché sarebbe assurdo, ma è una stagione al di sotto delle aspettative questa. Ma sarei curioso di sapere il voto di Totti, visto che ha dato 5,5 a Mourinho a Gasperini, no? Eh no, perché l'Atalanta veramente, cioè, vederla lì, scusa Manfred che hai cambiato la schermata. Sì, me la metto, ecco. Vederla lì. Bisogna vedere anche i risultati delle altre, perché la Roma, sulla carta, forse in queste due ultime gare di campionato, sfide di campionato, ha un ciclo più semplice rispetto. Ricordiamo che la Roma anticipa stasera, è stata accolta la richiesta, perché avrebbe dovuto giocare domani. Nossa. Ma ha fatto richiesta. Anticiparlo la prossima, venerdì. La prossima venerdì. Perché c'ha la finale di conference mercoledì. Non so, Augusto, come la pensa. Io non sono tanto contento di questa cosa. Cioè, sono contento che abbiano anticipato la Roma, ma secondo me, per correttezza, andrebbero poi anticipate anche le squadre. Ma c'è solo un problema, che faccio un esempio. La Lazio poi gioca lunedì. E sarebbe costretta a giocare dopo 4 giorni per una cosa che a lei interessa minimamente da questo punto di vista. Secondo me è stata una sorta di mediazione, però poi ha pesato il fatto che la Roma comunque sarà artefice del suo destino indipendentemente dai risultati delle altre, perché se la Roma dovesse vincere con il Venezia
poi già al termine di questa giornata saprebbe cosa qual è il risultato che deve fare nella gara con il Torino. Al contrario, magari se fosse stata sotto dal punto di vista del punteggio, allora è chiaro che le altre si sarebbero avvantaggiate dalla Roma, oppure il contrario, se lei era sopra, gli altri la Roma avrebbe avuto il vantaggio di mettere pressione alle altre. Alla Roma rimangono solamente 3 punti. Perché la sconti diretti contro l'Atalanta. No, gli mancano 3 punti. La Roma ne deve fare come... La Roma sta a pari punti con gli altri. Se le altre fanno 4 punti, la Roma è ottava. Diretto con l'Atalanta, la Roma. Perdona, deve arrivare se fa 3 punti, se fa 3 punti in 2 partite... Se fa 3 punti in 2 partite, se fa 3 punti è già in Europa. Perché se l'Atalanta non vince, intendo. Se l'Atalanta non vince, sì. No, allora, aspetta, ricapitoliamo. Se la Roma vince col Venezia, se vince col Torino, sta a posto. Nel senso, l'Atalanta può fare, per la Fiorentina possono fare quello che vogliono. Se la Roma però non vince con il Torino o non vince con il Venezia, la partita con il Torino diventa molto più influente. Quindi se la Roma fa 3 punti in 2 partite non è assolutamente dentro. Se la Roma ne fa 4 rischia anche in questo caso, perché le altre possono... Chiaro, a meno che non sbaglino le altre, poi bisogna vedere anche gli altri quanto... Mi sembra la Lazio la più sicura di andare in... Io trovo che sia giusto l'anticipo, trovo che però ecco forse andava pensata prima una cosa del genere... Augusto, tu giustamente dici la Lazio gioca lunedì, ma in realtà non c'era un obbligo di farla giocare lunedì, perché è vero che la Juve ha avuto la finale di Coppa Italia, ma l'Inter gioca domenica sera. Lo stesso Fiorentina-Sampdoria potevano essere anticipate a domenica in modo tale da poter far giocare come da regolamento le squadre che corrono per lo stesso obiettivo. Guarda, io ho saputo anche per una questione di spettacolo, non per un discorso è favorito chi gioca prima. Ti spiego, Carlo. Che comunque è, Carlo. È nata anche per una questione di ordine pubblico, perché come voi saprete a Torino si sta facendo l'Eurovision e quindi c'è anche un dispiegamento di forze dell'ordine, anche se è una manifestazione ludica, comunque ci vogliono forze dell'ordine quindi c'è una situazione di criticità a Torino. È stata preferita allungarne i spazi perché finisce sabato e quindi è stato preferito fare questa cosa, altrimenti si sarebbe dovuto pensare anche ai tifosi della Lazio che venivano a Torino o comunque all'ordine pubblico dello stadio, e sarebbe stata una situazione comunque un po' più critica, ecco, servivano un po' più di uomini invece in questo caso si è avvantaggiato, è così. Carlo, tornando sempre sulla partita, c'è sempre questo caos biglietti, perché c'è il terzo anello della curva nord di Sensi. Che sta succedendo? È una situazione ne avevamo parlato un paio di giorni fa, giusto? Sì, l'altro ieri, martedì, mercoledì. È una situazione un po' senza precedenti, se vogliamo dire così, perché alla fine su 4.000 biglietti destinati al settore ospiti, che non è chiaramente... Aspetta, allora ricostruiamo e facciamo chiarezza. Sì, adesso... Ci sono 4.000 biglietti destinati al settore ospiti, che sarebbe il terzo anello verde. Esatto, e sono 4.000 biglietti per regolamento, perché per regolamento bisogna concedere agli ospiti il 5% dei biglietti. Che succede? Questi biglietti, per non fare limitazioni ai tifosi dell'Atalanta, per esempio limitazioni sulla provenienza o sulla tessera del tifoso, si decide di vendere i biglietti solo in modalità cartacea, non online, quindi solo in ricevitoria e solo nella provincia di Bergamo. Cosa succede? Che tanti tifosi del Milan... Quindi può andare chiunque, anche un tifoso del Liverpool può andare e comprare i biglietti. E quindi... Diversi tifosi del Milan comprano i biglietti nel settore destinato ai tifosi dell'Atalanta. Dopo 3.000 biglietti venduti su 4.000, la questura di Milano decide di bloccare la vendita dei biglietti, probabilmente per lasciare questi 1.000 posti vuoti in mezzo e fare una sorta di cordone, e annuncia tramite la RAI che verrà disposto un ulteriore prefiltraggio dopo i tornelli per dividere i tifosi. Sostanzialmente si chiederà alla gente: sei tifoso dell'Atalanta vai di qua, sei tifoso del Milan vai di là. A livello porcata, di ordine pubblico, tutto ok, diciamo, mi sembra allucinante. Okay, no. No, a livello di ordine pubblico, mi sembra sinceramente allucinante che i tifosi dell'Atalanta per regolamento abbiano diritto a 4.000 biglietti per questa partita, invece alla fine ne avranno, se no, 1.000-1.500. Il problema peggiore, se posso aggiungere, è che molti probabilmente rimarranno anche fuori dallo stadio, non lo so, si creerà anche un problema proprio di ordine pubblico. Penso che molti tifosi rimarranno anche fuori dallo stadio, molti tifosi atalantini, non lo so. No, però ragazzi, sembra veramente assurdo che ne parlino i giornali, ma che non intervenga la Lega. Cioè, per me è proprio una mancanza di rispetto totale.
Pancio, ma sai, cioè, voglio fare una premessa su questo discorso, perché non c'è nessuna colpa da parte della società Milan, non c'è nessuna colpa da parte dell'autorità, non c'è nessuna colpa da parte della società Atalanta. Se c'è una colpa è, diciamo, un po' di, chiamiamola, scorrettezza da parte di quei tifosi del Milan che sono andati ad acquistare il biglietto. Ma non era necessaria la... Sì, ma come fanno, scusami? Quando uno deve acquistare un biglietto, non ti chiedono di dove sei, non ti chiedono un documento? No, in questo caso era una trasferta senza limitazioni, era una trasferta totalmente libera. Scusa, una alla volta che non ho capito. No, l'ha detto prima che hanno tolto le limitazioni per permettere alcune cose. Allora lui dice per permettere a tutti di andare a vedere, ma in realtà è anche un favore che si fa ad alcuni tifosi dell'Atalanta che non hanno né la tessera né... Quindi era una cosa per avvantaggiare i tifosi dell'Atalanta. In realtà non è proprio un favore, nel senso che la tessera comunque non è obbligatoria, viene disposta solo in alcune situazioni, non è la prima volta. Beh, e questa sarebbe stata decisiva, diciamo. No, in questo caso sarebbe stata decisiva per risolvere il problema, però diciamo che la tessera del tifoso non è che sia proprio uno strumento che ha funzionato bene da quando è stata introdotta. No, però è un filtraggio almeno, cioè così può andare chiunque, cioè... No, sì, ma il discorso è diverso rispetto agli anni passati. No, ma ragazzi, ma non è che stiamo criticando il Milan, stiamo dicendo che c'avete uno stadio con 60.000 persone, questi hanno 4.000 persone che possono venire, non è corretto. Se fosse capitato, esatto, a parti invertite con il Milan che va a Salerno e vi capita che vi tengono 500 posti e ve ne lasciano 200, sono sicuro, non è corretto, ragazzi. Un conto cioè, non è proprio corretto. Se fosse fatta contro i tifosi del Napoli e fosse stata garantita la vendita solo nella Campania. Io ah no, ma se una roba del genere la facevano a Napoli, partiva... oggi Gazzetta dello Sport titolava a caratteri cubitali. Sì. Il problema è stato fatto perché comunque le province di Milano e di Bergamo sono quasi fuse perché sono attaccate, quindi non ci vuole tanto a andare nella provincia di Bergamo alla prima ricevitoria e farsi il biglietto. Forse qualcuno ci avrà più vicino la ricevitoria nella provincia di Bergamo che nella provincia di Milano, qualcuno che abita al confine. Nel passato la gestione dei biglietti del settore ospiti veniva affidata direttamente alla società ospitata, quindi magari a volte all'Atalanta, che li distribuiva attraverso i suoi canali. Invece adesso con... Però scusami Augusto, se capita una roba del genere, cioè, ti faccio dire, se fossimo che andiamo in gita, no, stamattina ho portato mia figlia che è andata in gita. Io mi metto lì davanti all'ingresso del pullman e dico: fammi vedere la carta d'identità, dove sei residente. E comunque filtro, cioè, no, secondo me non però, è ancora no, buttata. Pancio... quindi non ci sono limitazioni, quindi cioè... possono acquistare anche biglietti uno che è residente. Sì, ma possiamo dire che tra l'altro c'è un alto rischio anche che poi succedano dei casini, perché poi succede che scattano i casini e dicono: cioè, questo è evitabile ancora. Ma già è successo Milan Fiorentina una roba del genere. Ma certo, Milan Fiorentina è una cosa diversa, è una cosa diversa. Però poi è cambiato perché Milan Fiorentina e il Milan per errore ha venduto a tutti i biglietti del settore ospiti, ma quei biglietti erano acquistabili solo con la tessera del tifoso della Fiorentina e qui con uno schiocco di dita ha detto: li annulliamo tutti e li rivendiamo solo. Ma scusami, dicono che non è stato fatto perché sennò la curva dell'Atalanta non sarebbe potuta andare. Ma non è che è stato fatto per questo modo, cioè la tessera del tifoso non è obbligatoria di base, viene inserita solo in alcuni contesti. La curva dell'Atalanta non l'hanno inserita per quello. Grazie Luca, spam di mecenate per Luca che hai fatto un abbonamento, grande Luca. Scusate. Decine di tifoseria in Serie A, cioè allora si diceva all'inizio la tessera del tifoso è obbligatorio per andare in tutte le trasferte ed era un altro discorso. Allora questa alla Spezia, meno 31 al gol. Trasferta anche lì non c'era l'obbligo di tessera del tifoso. Ma guarda Manfredi, la situazione della tessera del tifoso è un po' paradossale, perché basterebbe, faccio un esempio: se tu hai acquistato il biglietto di Atalanta Venezia, presuppone che dal terminale sei un tifoso dell'Atalanta. Se tu invece è il primo biglietto che acquisti di Milan Atalanta, se la vendeva magari l'Atalanta il biglietto, loro avevano già terminali tutti quelli che erano i loro tifosi, perché ce l'avranno comunque una sorta di archivio dove sono tutti i nominativi. Se io ho comprato un biglietto dell'Atalanta durante questa stagione, allora è chiaro che sono tifoso dell'Atalanta. Se io faccio vendere così in base alla denominazione geografica, cioè chi abita nella provincia di Bergamo, uno va a Bergamo e si compra il biglietto. Un attimo scusami un attimo Carlo, perché Luca, che ieri ci ha salvato la serata spam di mecenate facendoci arrivare a 120 abbonamenti, oggi ha dato del cazzaro, ha preso del cazzaro da Manfredi. Harry,
Di che è capace, oh, Luca? Oh, ci no, dica. È capace di tutto. Cioè, lui anche da FUB, se FUB è diventato anche top, è grazie anche a Luca che gli dona tanti abbonamenti. Questo è un ragazzi per non stimarlo. Questo dona FUB. Ma ritirati. Prego, Carlo, prego, Carlo. Porti rispetto a Luca. Ritirati, Luca. Perché è facile dire bastava mettere la tessera del tifoso, il problema è che anche le ultime due, gli ultimi due Inter-Atalanta e Milan-Atalanta giocati a San Siro nella stagione prima della pandemia, la tessera del tifoso non era obbligatoria, semplicemente San Siro non era esaurito, allora non c'è stato il bisogno che i tifosi del Milan andassero a comprare quei biglietti. Ripeto, secondo me se c'è una colpa di questa situazione è solo del tifoso del Milan che prova a fare il furbo, dice un mese fa hanno trovato il biglietto, cioè, visto che posso vado a rubare al sì, bravissimo, bravissimo, bravo. Albo sei d'accordo? Secondo me è così. Furbo fino a un certo punto, perché se ti trovi 1000 tifosi della curva dell'Atalanta che non sono tranquilli, non perché sono della curva dell'Atalanta, ma perché stanno dappertutto, cioè poi non è che sei stato così tanto furbo, voglio dire. Cioè, non beh, è alla fine sì, perché la partita te la vedi, vieni però con l'occhio posto, ma infatti ma ci sarà un cordone apposta per dividerli, in realtà infatti è un brutto precedente secondo me, perché chissà quante volte adesso potrà ricapitare. Io citavo l'altro giorno l'esempio, per esempio Atalanta-Chievo-Verona 2017, la giornata in cui l'Atalanta festeggia il ritorno in Europa dopo 28 anni, la trasferta dei tifosi del Chievo è senza limitazioni, nel settore ospiti ci sono 50 persone, il resto dello stadio è tutto esaurito, nessun tifoso dell'Atalanta si sogna di andare a prendere il biglietto nel settore del Chievo, nonostante non ci siano tensioni o rivalità. Sì, non, io non ho notizie. Io sto vedendo adesso su Sky Go. Dicono di un tifoso. Potete chiamare Faina e chiedere Faina. Allora, cioè, io vedo Last Points. Grazie, Ivans, per l'abbonamento giftato e a Produzioni Reali. Grazie, Ivans. Però se si passa in piedi, che con la pallina in mano che attenda di basso. Ah, si è sentito uno male sugli spalti, hanno già ripreso. Ah, eccolo qua. 5 minuti. Eccolo. No, Sinner sta bene. Accertiamoci, ragazzi, che non sia Dair Faina. Anche sì, guardano gli spalti. Forse perché è tifoso milanista, non so, tanto rimanendo in tema. No. Allora, Sinner tifoso del Milan, tra l'altro. Sì, tifoso del Milan. Ragazzi, una cosa per i tifosi milanisti, volevo dire, anche interisti, ovviamente. Ricordiamo che sabato pomeriggio, quindi domani pomeriggio alle 3, ci sarà Empoli-Salernitana. Ed è fondamentale per la corsa a scudetto. Questo perché ricordo che in caso di vittoria della Salernitana, di fatto il Cagliari che affronterà l'Inter sarà quasi, diciamo, retrocesso. Quindi... Beh, però Seba è quasi più positivo, il Cagliari deve fare 3 punti se domani la Salernitana vince. No, ma dipende cosa fa solo quella Cagliari. No, ovviamente non è solo quella, ma io penso che tutti i milanisti ti faranno il tifo per l'Empoli domani, no? Sì, chiaro. Allora, fatemi salutare Marie Claire che devi andare. Ciao Mary, grazie mille. Grazie a tutti. Ciao. Pan di cuori per Mary. No, ragazzi, io dico invece a quelli della chat che stavano dicendo quando vi brucia, quando il Milan si gioca qualcosa, no, ragazzi, se lo potevano giocare in maniera, diciamo, un pochino più onesta, perché anche perché poi tante volte poi si danno le colpe alle società, al calcio, alla Lega, mentre alla fine tante volte siamo noi, diciamo, simpatizzanti, amanti del calcio, i primi coglioni. Ma attenzione, allora, perché Luca gifta altri 2 abbonamenti e dice: caro Manfred, stai attento, spam di mecenate per favore per il nostro Luca, miglior... Guarda chi c'hai dietro, là dietro, primo. Luca 1987, il miglior mecenate della settimana. Ragazzi, mi raccomando, spam di mecenati e cuori per il nostro Luca, che ricordo che la metà, più della metà degli abbonamenti che sostengono questo canale sono dati dai mecenati, quindi grazie mille mecenati. Ho interrotto qualcuno? Chi era? No, dicevo, questo era un bug del sistema, dicevo.
Era un bug del sistema, nel senso che è una falla in un sistema che non è certamente perfetto, quello della vendita dei biglietti. E in questo sistema qualcuno si è infilato ritenendolo opportuno farlo. Io non vado a giudicare. Cioè, l'ideale sarebbe chiaro... che un tifoso del Milan grazie, non Evans. Andasse a comprare biglietto, cioè senza grazie, che non glielo vieta nessuno, cioè, ragionando... Sì. Esatto, anche se non è vietato, insomma, magari ti fai due domande, dici, sai, il settore ospiti, il settore dei tifosi dell'Atalanta, ma non vado lì. No, non so, Augusto, cioè, non so che limitazioni ci siano, per esempio, nel derby di Roma, no? Immaginiamo un'annata sfortunata sì. in cui la Roma ha già pochi tifosi, sì, sì. allora 100 tifosi della Lazio decidono di andare in curva sud. No, ma anche se un giorno vi racconto un mio Roma-Milan a Roma. No, ma guarda, in questo caso, secondo me, non si può fare, perché è chiaro che se io posso andare anche a comprare un biglietto di curva sud, però poi mi presento in curva nord e dico, caro gendarme, io tifo la Lazio, questo è il biglietto di curva sud, io non ci vado di là, e per ragioni di ordine pubblico ti fanno passare in questo in altro settore, ne mettono in più, solitamente succede così. Il problema è che qui sono più il problema secondo me è quello che comunque sono di più tifosi del Milan rispetto a quelli dell'Atalanta, quelli che hanno comprato il biglietto, quindi ma praticamente certo. dovrebbe essere, cioè non si possono mischiare i tifosi del Milan perché sono tanti di più rispetto a quelli dell'Atalanta. Se fossero solo 100, secondo me li distribuirebbero in un'altra parte dello stadio, in piedi, da qualche parte si trova posto. Però Augusto, sì, non c'è un numero, non c'è un numero che si sa di tifosi sì, lo so, Atalanta, lo so, però... Milan, può essere anche che sia il 5% Milan nel 95% Atalanta. Carlo no, più sarà, o meno diciamo, sarà un 50-50, ragazzi. Anche... Io ho letto da quello che mi dicono. L'articolo della Gazzetta si basava sul portafoglio con lo stemma del diavolo visto dal tabaccaio di un tifoso che ha acquistato il biglietto. Poi quindi secondo me sarà abbastanza casuale. Grazie mille Luca che ne gifta un altro, e anche Evans. Grazie mille ai nostri mecenati. Guarda, il calcolo lo fai, magari, calma, le ultime, prima le donassero... le ultime trasferte dell'Atalanta, magari su quante persone sono andate in trasferte che hanno distanze simili o distanze, che ne so, la trasferta di Verona, la trasferta di comunque di Bologna, ecco, che comunque magari possono essere comode dal punto di vista. Ragazzi, devo chiedere scusa ai tifosi romanisti della chat che se la sono presa per il mio esempio di prima, ma vi giuro che era solo un esempio. Vabbè, ma questi sono a fine stagione. Carlo, sei della Roma, lascia per te. Senti, ma guardiamoci le formazioni, raga, che dobbiamo andare anche sul Fanta. Potrebbero essere questi: Milan con Magnan, Calabria, Calulu, Tomori, Teo Hernandez. Il Milan ha tre diffidati, il Milan. Ecco, ricordiamo che Calulu, Tomori e Brahim Diaz sono diffidati. Leao. C'è una cosa che fa bene. Ok, quindi quattro. Tonali, Bennacer in mediana, Salemaker, Kessié e Leao dietro Giroud. Quindi sembra possa essere questa, non so Alberto che informazioni hai. Manfred, so che Pioli sta provando, come con il Verona, Krunic ancora trequartista, con Bennacer che partirebbe ancora dalla panchina. Ci può stare. Occhio, okay. Potrebbe essere l'ultima Libra a San Siro. Potrebbe essere l'ultima di Ibra San Siro, mentre Carlo, l'Atalanta... Ah, forse allora c'è anche gente per quel motivo lì, no? Sì, potrebbe. Potrebbe anche per quello, sì. E, mentre Carlo, l'Atalanta va con Musso... Non credo sia quella, Manfred, perché comunque Gasperini tra i tre centrali di difesa preferisce sempre averne almeno uno dei tre che sia in grado di impostare l'azione. Quindi mancando Toloi, che di solito quello che Scalvini. Lo fa, secondo me, giocheranno Demirale e Palomino sicuramente, poi non Jim City, ma uno tra Scalvini e De Ron in difesa. Se sarà Scalvini, De Ron sarà a centrocampo con Freuler, altrimenti De Ron in difesa con Cobb Miners a centrocampo, e poi penso anch'io saranno Pasalic, Muriel e Zapata. Grazie mille Ivans, che ha giftato un abbonamento meno 17 al gol. Grazie mille Ivans. Altro mecenate che meriterebbe credo anche lui il VIP. Comunque facciamo un pronostico che dobbiamo andare sul Fanta, ragazzi. No, perché c'è un'ultimissima opzione, che è mettere, come è fatto nel finale della partita con lo Spezia, Atebor e Zappacosta sullo stesso lato, una specie di doppio esterno con 3-4-3. Lille a sinistra, quindi sì, di fatto con Atebor che farebbe il terzo centrale o Zappacosta 23. Insomma, alla Gasperini è impossibile, esatto, però con Gasperini è
impossibile saperlo con così tanto anticipo. Ok, ok, Vasamepa, non so cosa voglia dire, mi dispiace. È un acronimo napoletano, mi ha spiegato ieri Fubio, vuol dire baciami le palle. Mi dissocio. Facciamo un pronostico, raga, facciamo un pronostico. Milan-Atalanta, Alberto, Milan-Atalanta. Parti tu. Parto io? Vai. 0-2. Vabbè, dai, imbarazzante. Dai, ci sta. Facciamo anche Harry, così. 1-0, Milan, gol di Ibrahimovic. Grazie Ivans, che ne ha giftato un altro. Ne ha giftato un altro Ivans. Allora siamo a meno 16 dal gol. Augu, Seba, Carlo. Per me 2-2. Io invece dico 1-1. Anch'io dico 1-1. Tra l'altro pareggio è risultato iperinflazionato quando si affrontano l'Atalanta di Gasperini e il Milan in generale negli ultimi anni. E io confermo l'1-1. E io invece dico... Anche perché... 0-2 dell'Atalanta, signori. E si riapre il campionato. Boom, boom. E attenzione, Ivans. Eccitato, ne gifta un altro. Cioè, Pancio spera nei risultati in base alle sub che può ottenere nel post partita con le polemiche. È chiaro. Io faccio solo per il content. Beh, se il Milan vince l'ultima settimana sarebbe tosta. Dovremmo buttarla tutta sulla Roma. Come ah, ma tra l'altro vorrei fare una mini polemica. Prego. Come mai la perultima giornata Milan-Inter non giocano in casa? Una vergogna! Aspetta, vi faccio un flashback. Il signor Marotta nel 2012 fece una richiesta alla penultima giornata di far giocare Juve e Milan allo stesso orario. Perché stavolta il signor Marotta non lo fa la richiesta? Una vergogna! Ma continuo questo applauso. È cambiato il regolamento. Regolamento semplice. Perché prima era prevista la contemporaneità nelle ultime due, adesso è previsto solo nell'ultima e non sarà prevista nemmeno per l'ultima, perché faranno la deroga per la Roma. Quindi